Sei informissima stasera, ma ce lo spieghi qual è il tuo segreto? È mio figlio che mi fa tenere in allenamento, mi fa correre un po' di qua, un po' di là e poi un vestito stretto, stretto, stretto che non ti fa respirare ti toglie una taglia. Ma quindi è parecchio vispo il bimbo? Sì, sì, Brando sì, Brando è un bambino che ha l'argento vivo addosso e quindi ha bisogno veramente di tanta attenzione e soprattutto di tanta forza. Assolutamente, adesso arriva l'estate, mi voglio godere l'estate, tranquilla, serena e beata e poi vedremo con l'autunno se verrà fuori dal cappello magico qualche cosa di bello, se no si sta a casa. E quest'estate? Quest'estate vacanza, mare, 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 Italia. Italia in Sardegna, metà VIP, Italia, un po' di qua, un po' di là, posti non battuti dai VIP. Tuo figlio è l'amore della tua vita, sì. Ma c'è qualche altro amore adesso? No, è in attesa che arrivi però, pronta, lo aspetto a braccia aperte. Il tuo prossimo futuro uomo ideale deve essere? Paziente, deve essere affettuoso, deve essere attento, deve essere generoso e soprattutto deve lasciare gli spazi. Cosa assolutamente non vuoi? Non voglio una persona aggressiva, arrogante, e scontrosa, scorbutica, e maleducata e poco sensibile. Ne hai avuto abbastanza? Non lo troverò mai, dice. No, non ti auguriamo insomma che lo troverai presto, sì, di vedere. Se si trova bene, se non si trova pazienza insomma. Speriamo che quest'estate ti troveranno qualche paparazzo, ti beccherà da qualche parte. Speriamo di no, come si dice a Roma, speriamo di no. Vabbè, però se capita vuol dire che sono felice, perché io non ho mai nascosto nessun fidanzato, anche di quelli che sono durati poco poco. Sex and the City sei andata a vedere? Sì, sono andata con una mia amica, l'ho trovato carino, divertente, ci sono delle cose carine, un po' lungo a tratti, però carino, vale la pena di essere visto. Ovviamente è un film da donne, non è un film da uomo. E chi ti senti più vicina tra le varie, insomma, Miranda e mamma, quindi forse? No, Miranda no, la trovo un po' noiosina, è troppo perfetta, è troppo brava, trova troppo tutto bene. Forse Samantha, la più strana, la più pazza. Non avrei mai idea. Scappa alla fine, no, va bene il figlio è per sempre, l'amore più grande della vita, ne farei altri 18. Però forse il matrimonio mi va un po' stretto, come Samantha del film, no? Adesso serate un po' tra donne, così. No, ecco, quelle le trovo di una tristezza immensa. Serate invece all'insegna del divertimento, quindi con amici, con amiche, ma non solo donne, perché no. Un bacio grande a Gossip News, ciao!